adesso direttamente dalla capitale Massimo Caputi, responsabile delle pagine sportive del quotidiano Il Messaggero. Ciao Massimo, benvenuto. Ciao, buongiorno. Ah, che gioia, questo campionato di calcio tutti i giorni. Manco sì, fossero le vitamine, guarda. Diciamo che dopo una lunga astinenza abbiamo bisogno di queste vitamine, come dici tu. Certo, giocare una partita ogni giorno, che immagino sia la delizia di molte coppie, di molte donne che magari non sono appassionate al calcio. Beh, mica era casuale, ma la frase di Barbara, ovviamente, che venisse proprio da lei. Massimo, ma facciamo un bilancio di questa ripresa del campionato. Come sta andando, secondo te, anche rispetto ovviamente ai timori che si avevano prima della ripartenza? No, per quello che riguarda, diciamo, l'aspetto legato al coronavirus, comunque al protocollo, mi sembra che tutto stia andando bene, incrociamo le dita. Insomma, è ovvio che c'è grande attenzione, c'è grande accortezza, c'è grande anche professionalità, e quindi da questo punto di vista mi sembra che tutto sta andando bene. Per quello che riguarda invece l'aspetto tecnico, è ovvio che questo calcio stia risentendo del lungo stop, e al tempo stesso, per chi lo sta guardando ovviamente da casa, ma anche penso per chi lo sta giocando, l'assenza del pubblico in qualche maniera incide, sia da un punto di vista proprio dell'atmosfera, ma io credo anche da un punto di vista mentale, psicologico, soprattutto per i giocatori. Abbiamo ritrovato vecchi difetti da parte di alcune squadre, anche molti pregi. Vedi l'Atalanta, insomma, che non ha perso nulla di quello che aveva come qualità, così come la stessa Juventus ha mostrato pregi e difetti. Insomma, io credo che la vera incognita di questo campionato particolare, di questo nuovo inizio, è le partite molto ravvicinate, che fra 3-4 partite, insomma, vedremo un po' come reagiranno giocatori e squadre. Allora Massimo, entriamo nel vivo della classifica, anzi saliamo più o meno al vertice. Chi mi conosce lo sa che il mio cuore è biancoceleste, e questa Lazio che si è fatta rimontare dall'Atalanta, che comunque riduce lo scarto ma rimane a diversi punti dalla Juve. Come finirà secondo te? Lo so che è la domanda delle domande, però questa Lazio ce la farà? Beh, guarda, se tre mesi e mezzo fa la Lazio era la squadra più in forma, era la squadra che stava giocando meglio, e se mi avessi fatto questa domanda tre mesi fa avrei risposto che la Lazio aveva molte possibilità di vincere lo scudetto, il che non vuol dire che dopo la sconfitta di Bergamo non le abbia più, però è ovvio che questa sconfitta è una sconfitta che pesa, anche perché la Lazio aveva fatto un ragionamento molto giusto, aveva puntato tutto sul campionato rinunciando all'Europa League proprio per concentrarsi sul campionato, giocando una partita ogni 7 giorni, in virtù del fatto anche di avere una rosa un po' corta, o comunque di non avere in tutti i settori dei grandi rincalzi. Ecco che adesso, con gli infortuni e con le partite ravvicinate, qualche dubbio sulla tenuta della Lazio c'è, però secondo me la Lazio se la giocherà fino in fondo. Massimo, parliamo anche dell'Inter, che si è fermata con il pareggio contro il Sassuolo. Di che cosa si è trattato, e come vedi adesso l'Inter? Che scherzo è stato? Beh, insomma, è stato un po' deludente l'Inter. È stato deludente perché? Perché anche questo turnover che ha fatto Conte, che probabilmente faranno in tanti, anche se forse è troppo immediato, no? Perché sono state giocate solamente 2 partite, non è che ne sono state giocate 10, e quindi bisogna che i giocatori riposino. È che questi ricambi, queste alternative non hanno certo migliorato l'Inter. Bisogna comunque anche essere un po' indulgenti, ripeto, perché i 3 mesi di stop sono comunque un qualcosa di inedito nella preparazione fisica e mentale, anche non solo fisica. Però è chiaro che l'Inter, con questa partenza falsa, perché insomma il pareggio con il Sassuolo è qualcosa che insomma allontana l'Inter, ma credo soprattutto dimostri che questa formazione non ha poi così tanti ricambi di un certo livello, ma anche che forse è un calcio molto fisico, e il calcio fisico, se non stai bene, non riesce a produrre quello che vorresti.
Questa 28esima giornata di campionato si apre questa sera, 21:45 Juventus Lecce, tutte le partite da seguire con gli aggiornamenti su RTL 102.5. Massimo Caputi, responsabile delle pagine sportive del Messaggero, grazie, buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi, buon weekend.